Marco Macassè. Non saremo confusi per sempre, romanzo che trae spunto da 5 fatti di cronaca italiana, è il libro che ha permesso al 39enne Marco Mancassola di vincere il premio letterario Ceppo Pistoia. La cerimonia si è tenuta nella sala maggiore di Palazzo Di Giano alla presenza delle massime autorità cittadini e dai membri dell'Accademia del Ceppo presieduta da Giuliano Livi. I giovani giurati erano chiamati a scegliere tra 3 finalisti, al fianco di Mancassola, il fiorentino Marco Vichi, in corsa con Buio d'amore, ed il modenese Ugo Cornia, con Operette ipotetiche. È un riconoscimento che mi emoziona, che mi piace molto, in particolare perché c'era una giuria giovanile. E forse in particolare per il tipo di libro che è stato premiato, che è un libro che racconta storie di letteratura, storie di immaginazione, ma anche in parte storie vere, perché il meccanismo del libro è proprio in questo miscuglio, in questo mescolare i due piani. E per cui ecco, mi pare anche un premio al contenuto di realtà di questo libro. Nel corso della cerimonia presentata da Serena Magnanensi, l'Accademia del Ceppo ha conferito il premio internazionale intitolato a Pietro Bigongiari alla poetessa cinese Zai Yongming, considerata uno dei 5 personaggi più influenti del suo paese. 56esima edizione, dove vuole andare il premio Ceppo? Il premio Ceppo vuole andare nell'approfondire il proprio progetto educativo, che appunto da progetto culturale diventa progetto educativo. Noi intendiamo coinvolgere ancora di più le scuole, ancora di più i ragazzi fino a 35 anni, per costruire anche con questa amministrazione, con il Comune di Pistoia che è compartecipe con noi a questa iniziativa, a costruire e coinvolgere sempre di più i ragazzi, le fasce di lettori che non leggono, ed è per questo che quest'anno abbiamo coinvolto per esempio i ragazzi dell'Istituto Barone De Franceschi nell'incontro con Tiziano Fratus, quindi andare a scovare, a stanare i lettori e per coinvolgerli sempre di più nel nostro progetto.